Come mai ci siamo svegliate così presto stamattina? Perché sono andata a gattinare. Oggi dobbiamo andare a conoscere la gattina per la prima volta, vero? Andiamo a fare la prova allergica con Daniel. Sei contentissima? Sì, oddio. Hai freddo, adesso la mamma ti prende dei vestiti un pochino più pesanti, va bene? Ma Vanessa? Oh, ma c'è anche Vane, ciao amore! Ma ti sei svegliata siamo, anche tu prestissimo? Siamo svegliati tutti e tre, sono andata prima io giù, c'era anche papà, allora io sono primo, papà secondo, ma tu sei? Io ultima, sì, io avrei dormito ancora un pochino, ma sono contenta, così stasera andate a dormire un pochino prima, che si inizia, tra pochi giorni inizia la scuola e dovete abituarvi a svegliarvi presto, brave. Buongiorno anche a te, amore mio. Sei contenta? Io non vedo l'ora. Dobbiamo andare oggi pomeriggio, dobbiamo prima andare a prendere Daniel perché stiamo andando proprio perché Daniel deve fare la prova col gatto per vedere se non è allergico, ok? Facciamo colazione, eh? Poi facciamo un po' di compiti, amore, ci portiamo avanti? Dai. A few moments later. Amo! Tra poco pranziamo e poi più tardi andiamo a vedere la gattina. Mi ha mandato un messaggio l'allevatrice, mi ha chiesto se andiamo mezz'oretta dopo perché ha delle difficoltà per il lavoro a tornare a casa per quell'ora. Bisogna avvisare anche Daniel, ma al massimo nel frattempo andiamo a fare un po' di spesa, ok? Sei contenta? Sì. Anch'io, non vedo l'ora di vederla, sono troppo curiosa di vederla e vedere intanto quanto è grande. Speriamo che non sia già troppo troppo grande. Sarà tipo questo libro. Dici? Sì, è già grande però. Io la volevo piccina piccina, tipo quello rosso che è piccolissimo, così mi sarebbe piaciuto. Ehi, manca poco e si va. Amo, sei contenta che tra poco andiamo a vedere la gattina? Non sei curiosa? Io tantissimo. Adesso facciamo la pappa, poi aspettiamo l'orario, andiamo a prendere Dani. Io ho messo la pasta. Te l'ha chiesto la Vane? Sì. Secondo te quanto è grande? Così. Così? Io sono troppo curiosa di vedere se ha il pelo lungo, il pelo corto, se è più grande rispetto ai video che abbiamo noi, alle foto. Vabbè, oggi lo scopriremo, ok? 2 hours later. Manca un'ora e mezza e andiamo a vedere la gattina. Sei felice? Sì. Cosa hai trovato, amore? Nella casetta. E dove li mettiamo tutti questi pennarelli? Stai ritirando, ti stai allenando per essere ordinata a scuola, vero? Sì. Ieri abbiamo fatto il video in cui abbiamo fatto vedere tutto quello che abbiamo comprato per la scuola. Se non l'avete visto, ragazzi, andatelo a vedere. Esatto. Prima, dopo questo video, o prima di questo video, dopo lo riguardate. Esatto, amore. Wow, c'è anche un compasso. Bravissima, amore. Quando diventerai più grande, userai il compasso anche tu a scuola, vero? Ma ti devo fare, guardate. Mette tutti insieme così. Bellissimo. C'era spazio, io non lo sapevo. Ma tu lo spazio lo trovi, anche se non ce lo trovi. Senti, ma quanto sei contenta? Tantissimo. Mamma. Tra poco andiamo. Ok, amore, dopo ci andiamo a lavare i denti. Poi tu ti cambi perché non puoi venire vestita così per andare a vedere il gattino. Sì, poi faccio vedere come ti vesti. Sì, merendina. Perché tra poco andiamo, sto finendo di lavorare. Intanto il tempo passa, l'ansia cresce, la voglia di conoscerle tanta e tra pochi minuti andiamo a lavarci i denti, ci cambiamo, andiamo a prendere Daniel e si va. Ciao. A few moments later. È arrivato il momento, bimbe, dovete andare a cambiarvi e a lavarvi i denti, eh? Dai, muovetevi! Ragazzi, manca pochissimo per finalmente conoscere la gattina. Le bimbe sono andate a prepararsi, adesso io vado a cercare l'antistaminico perché nel caso in cui mio figlio invece purtroppo dovesse essere allergico, devo intervenire. Ma è arrivata Anastasia, vediamo un po' questa piccolina come si è preparata. Guarda, lucina labbra. È bellissimo questo lucina labbra. Lucina labbra corse. Ah, ecco. Almeno lucina. Almeno oltre ad avere il rossetto sei anche lucida, mi sembra più che giusto andare a trovare un gattino. Sì, sei profumatissima, cos'è che hai messo? Questo. Wow, la tua colonia di quando eri piccina, la tua colonia di quando eri piccina, amore, bellissima.
è profumatissima. Quando eri piccina piccina. Dopo la doccia. Dopo la doccia, il bagnetto, la mamma ti metteva la colonia. Mamma mia, brava amore, brava, usala. Così il gattino ti si avvicina perché sei tutta profumata. Sì, vero? Senta che io sono piccola. Ma tu sei piccola. Quando ero piccolina. Vabbè. Pochi mesi, amore, non avevi anni. No, mesi, mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi. Allora, ciao. Ragazzi, se magari volete fare una maglietta, basta che non prendo l'elastico, allora lì poi... Se volete fare... Ah, no. Se volete fare una maglietta, non prendete l'elastico, perché poi quello lì dà fastidio. Basta che prendete due cose... Due estremità. Due estremità, fate così... Lo mettete dentro se riuscite. Perché è un po' cortina questa. Così. Mm? E dopo, quando è andato dentro, tiri così. Ecco, fatto. Bellissima. La maglietta non si rovina per niente. Se mi dà fastidio, vabbè, non fa niente. No, amore. Se lo volete togliere, ok, io direi che stai molto meglio senza. No, no, perché si rovina la maglietta e si stropiccia. Allora, Anastasia, ascoltami. Vado a cercare una medicina che potrebbe servire a Daniel e mi vado a cambiare anch'io. È perché se poverino accusa allergia mentre gioca col gatto, devo intervenire con l'antistaminico. Va bene? Mi vado a cambiare e arrivo subito. Sì, è tardissimo. Corri, Ami, Vane, non ti perdere col telefono, eh? Dobbiamo andare perché è tardi, dobbiamo andare a prendere Daniel, mi sono perso un attimo, ho fatto la doccia e tutto il resto. Dai, andiamo. Ciao ragazzi, siamo partiti in macchina e stiamo andando a prendere Daniel e poi andremo dal gatto. Ragazzi, non potete capire quanto sono felice. Sì, siamo arrivati a destinazione. Vabbè, siete contente? Andiamo. Andiamo a citofonare di là. Adesso guardo il nome sul citofono e finalmente conosceremo per la prima volta la gattina. Gaia! Anastasia, dov'è Gaia? E tu con chi stai giocando? Con un'altra gattina. Facciamo vedere Gaia. Gaia è qui. Mamma, guarda, mamma, riprendi lei. E prende lei, guarda. L'ha rubato. L'ha rubato. Qui abbiamo un'altra gattina, la sorellina di Gaia. Mi ha rubato il giocattolo. Hai visto com'è stata furba? Ti ha rubato il bastoncino. Lei dovrebbe chiamarsi Giselle. Guarda che si sta avvicinando, hai visto? È bellissima comunque. Wow, brava Vanessa. Bravissima. Vuoi provare ad accarezzarla anche tu, se riusciamo? Allora, Vanessa e Anastasia, dai, provate ad accarezzarla che... presa in braccio, è meravigliosa, bravo. Sì, la prendo io se vuoi, nessun problema. Brava Vanessa, non facciamo noi il bacino. Tornati a casa. Allora, cosa ne pensate di questa gattina? Bellissima. È bellissima, vero Vane? È bellina con questo musino piccino piccino, questi occhietti azzurri. Ed è andata anche bene con Daniel. La cosa più importante è che Daniel non ha accusato niente. Quindi che si fa? Si prende? Sì. E infatti la gattina... Magari no, non possiamo ancora prenderla perché prossima settimana le fa il vaccino e poi magari fra un paio di settimane riusciamo a portarla a casa, eh? Hai visto anche l'altra sorellina che era carino, amore? Sì, giocava tantissimo con me. Chi? La sorellina di Gaia, vero? Giselle, c'era anche Giselle. Se prendevi quel bastoncino, fai vedere com'è che facevi, dai. Il bastoncino così, lo mettevi lì fermo e lei arrivava, se no facevi anche così. Lei ci ha fatto trovare questi due bastoncini con cui farli giocare. All'inizio erano un po' intimidite, vero? Però poi alla fine stavano proprio giocando con noi, si erano ambientate benissimo. Pensa quando l'avremo qua a casa? Tu ci dormirai insieme? Ha detto che morde i piedi.
perché è piccina, magari mentre dormi lei vede i tuoi piedini e ci gioca, però io sì. Le farò tantissime coccole. Lei sta vicino a voi. Ah, io non posso. Ma no, non farli capire la cosa bianca, non so, cacca e pipì, prima che la fa in giro, no? No, è già abituata alla lettiera, bisogna educarla a non graffiare i divani. E il letto. E il letto. E tutte le cose. E tutto ciò che a lei potrebbe piacere per farsi le unghie. Ma cosa stai costruendo, una capanna? Una casettina. Una? Casetta. Una casettina, amore. E chi ci va a vivere in questa casettina? Io. Tu? Sì. Oh, ok. Ok, allora siete contente? Siete. Sei emozionata? Tra 14 giorni. Tra 14 giorni probabilmente riusciamo a portarla a casa. Va bene? Adesso pensiamo all'inizio della scuola e poi vediamo se il nome sarà sempre quello oppure. Sarà scuola. Lo vuoi cambiare? Sì. Ah, non vuoi cambiarlo, ti piace? Poi magari ne guardiamo altri. Visto che adesso abbiamo la certezza di prenderla, possiamo anche guardare altri nomi, se magari ne troviamo qualcuno che ci piace di più. Va bene, sei stanca, amore? Un pochino, oggi hai fatto tanti compiti. No, forse no, no. Andiamo al cinese. Sì, forse andiamo a mangiare cinese. Appena arriva papà glielo chiediamo, ok? E allora, mio letto. Da stasera è diventato questo. Allora, bimbe, appena abbiamo la certezza al 100%, questa sera adesso ne parliamo anche con papà, ma sicuramente sarà un sì, andiamo a fare shopping per il gatto. Tre sottoline con dentro, un con cantino, due con cantini e tre con cantini, da un quale prende. Va bene. Uno, due, tre. Va bene, amore, dai, poi quando ce l'abbiamo giochiamo tanto tanto con lei, eh? E noi andiamo a fare shopping per lei, perché con lei. No, ma prima che lei arriva, quando arriva già tutto a casa, i giochini, la cuccetta, il tiragraffi. Anche le ciotoline dove c'è l'acqua. Tutto, amore, tutto, tutto. Le ciotoline dove vuole scegliere. Esatto. Bellissima questa capanna, amore. Stasera dormi qua allora? Sì. Brava, benissimo. Tra pochi giorni inizia la scuola, Oh, che bello, ma sai che mi stai facendo venire voglia di andare a dormire? Quasi quasi. Metto qui e faccio questo, sennò a me piace così. Va bene, sì, dai. Dopo prenderò una coperta e farò vedere tutta la mia capanna. Va bene. Faccio anche la coperta. Va bene, amore. Poi creiamo una capanna anche al gattino. Poi la facciamo giocare tanto tanto, la nostra gattina. È dolcissima. Una capanna per tutti, non possiamo uscire. Non possiamo uscire dalla capanna. No, così lei esatto. Compra tipo un carrellino dove ci dai a mangiare. Sì, va bene. Con gelatini sopra. Va bene. Acqua, cibo, pane. Va bene, va bene. Dai, concludiamo questo video in cui abbiamo fatto vedere che andavamo a fare la prova con il gatto. La prova è andata benissimo, siamo contente. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale.